Anzitutto vi devo chiedere pazienza. Pazienza perché non so stasera per quale motivo siete venuti, però qua a parlare al microfono non c'è Alessandro Gioia, che magari voi conoscete, ma c'è Chiappanuvoli, ossia tutta quella parte di me che pochissimi di voi conoscono. Vi invito ad avere pazienza nei suoi confronti, è la prima volta più o meno, una delle primissime volte che comunque si espone in pubblico. La prossima poesia è dedicata a un posto bruttissimo e cattivissimo, pieno di comunisti, che si chiama Casematte. È dedicata a Casematte e ad Alda Merini. Ho raccolto dei rumori dal fondo del mio sterno. Un usignolo mi ha delicatamente liberato la fronte dai crucci. Cadono a pezzi la mia gola e i miei impari testicoli. C'erano dei denti tra i vostri sorrisi. C'era una città che io pensavo dormisse. Le nostre case sbadigliano mentre i tir del cancan sfrecciano nella consueta neve. Anche i poeti muoiono mentre le case dei pazzi riprendono colore. Vorremmo salvare i nostri resti, che l'ignoranza ed il mal costume lascia al degrado tricolore. La gioia di vivere non può essere di tutti. La paura del cuore si nasconde dietro leggi, a volte più grandi, a volte denigranti. Ci dissero folli quando eravamo solo lì a scatenar tempesta. Venghi, prendila. Voglio che finisca subito questa conferenza. Venghi. La poesia si chiama Foglie scroscianti. A Fabrizio non piace. Il sottotitolo è Take Me Somewhere Nice. D'erba umido, ma indicibilmente pronto ancora per la primavera successiva. S'adagiavano foglie secche, foglie scroscianti, vi correvano acerbe forze di piccoli sognatori instancabili, chiamati giocatori. Vi correvano le pure speranze, naturali follie. Stavano, giovani indifferenze erano dedite alla foga, dedite alla passione incomprensibile, sicure nel loro rincorrersi, sicure nel loro crepitio che si perse. Quel
presi addosso era l'orrore di una sicurezza inafferrabile, inesplicabile. Era panico di una determinatezza così semplice, così dolorosa. Era la coscienza troppo fragile di un bimbo dal cuore disabile. Quel letto di foglie, la paura scrosciante, quel terrore d'allora come ora. Dov'eri, papà? Adesso vi leggo una poesia che per l'Aquila e si intitola L'effigie del mai presagito. Have you passed this night? Quel che stridette di certo furono i denti nel fragore improvviso del nostro tetto. Nelle calme notturne ore vano fu stringersi nel letto, braccati dall'atroce rumore. Protratti sogni all'infinito si incastrarono nel sordo crollo delle mura dal colore sbiadito. L'impotenza scuote al midollo con l'effigie del mai presagito, tranciandoti la vita nel collo. O dispersi negli affari di Dio, sia la vostra memoria immanente ogni giorno un sacro dovere mio. O figli caduti delle patrie, possa la nuova pietra fondante ser degna delle anguste nicchie. Ora minghi spirti tormentati, abbia il cor vostro forza bastante per conceder grazia a uomini incauti. Sonori richiami d'amore, nelle valli si infrangevano, sullo specchio dell'acqua, sottili e vaghe per ore. Fino a scomparir nell'ombre, da siderate foreste nere, che il suo diniego di timore lascia al cor un altro lugubre. Narciso che fosti, rendimi il riflesso che più di me amasti, e lasciami al vento con la bocca dorata. Comunque siamo arrivati alla fine. Vi finisco di... C'ho il computer, ve le leggo tutte. Improvvisando. Ti buoni sta improvvisando. Se giochi con la porporina va bene. Finita. Culo quanta. Effettivamente sì. Se mi davo il ricordo. La so buttata tutta. L'ultima poesia si chiama... Per il cane, come vediamo. Esisto d'esistenza. Fin quando credetti di soffocare, continuai, decisi, soffermai il respiro sul gelido e secco soffitto del mio palato. Il vuoto mi riempiva gli occhi fissi, più dell'inevitabilità delle lacrime, sfumature al paragone di una lastra di marmo.
sentii solo un organello echeggiare, lastricando le mie orecchie opache, quasi una nenia, un gioco vacuo, la mia vita. Morsi piano piano mi salivano la gola. Era la sopravvivenza, arcigna nemica, oppositrice instancabile della morte e dell'uomo. Mi rilasciai e presi fiato. Fu emozionante, come un vagito, un bambino, ed ero vivo. Battei gli occhi doloranti e piansi. Pianzi l'esistenza. Ringraziando tutte le persone che mi hanno detto che non sono rincoglionito per fare questa cosa. Pochissime. Un applauso per stesso. Poi devo ringraziare in ordine temporale Mattia Fonzi, che non so se è scomparso, c'era, cioè è scomparso, che ha prestato il cavalletto per fare la fotografia. Eccomi. Eccolo, grazie Mattia. Grazie a chi ha fatto la fotografia e la locandina, nonché sostegno morale e tante altre cose belle. E poi mi chiedevo, Gioia, dove ha trovato i soldi per fare delle locandine così patinate? Federica, e quelle le ho fatte da Genius, ringraziamo anche Genius. 50 centesimi una. Mi ha dato la quinta, Gioia. Da paura. E dopo chi altro ci sta? Io ringrazierei questo qua. Bella Vittima! Che si insupina con me, anche se non sempre lui è promesso a elargire applausi agli altri come noi li abbiamo elargiti a me. Bravo, perché noi li rendiamo i nostri debitori, ma liberaci dal male. Amen. Poi ringrazierei il Pan Bianco per la performance. È stato più bravo lui in una di io in 11 porcate. Grazie Pan Bianco. Non ti devo dire così, è stato bravo, ma anche tu sei stato bravo. È più bravo lui, vabbè. E poi ringrazierei Edoardo, che mi ha, a parte penso appoggiato, mi ha dato il fatto apposta, e se c'hai delle lì, cazzi suoi, se presentare con lui me l'ha dato lui. Bella Eddie. E poi che cazzo ne so, io ringrazio Casematte, che mi sembra anche giusto il comitato gruppo là eventi, sempre il tizio, quell'altro tizio che non sapeva una minchia perché lui, virgola, lui se ne frega. Per le riprese. E poi il vostro impegno, che siete rimasti fino alla fine. Grazie.
dispiacere.